Il nostro 7-3, siamo sempre a Dublino e abbiamo voluto così, ecco, mettere un po' di vento. Quest'oggi è tutto al traverso, fare un po' di avvicinamenti e magari go around con il vento al traverso per spiegare un pochino quello che il pilota ovviamente fa. Abbiamo impostato l'aeroplano come al solito con il nostro, con la nostra tecnica, quindi descend, diciamo forecast. I fix abbiamo runway to 8, 10 and 5, abbiamo il nostro LS to 8, abbiamo visto che tutto è tutto dentro. Initial mist approach è a 3000 piedi. Abbiamo le frequenze, le minime, i courses, la land altitude e abbiamo impostato anche le velocità. Flap a 30. Ovviamente ogni volta che avete gusty winds preferibile un flap a 30 perché vi dà sicuramente più facilità nel controllare l'aeroplano e avete anche molto più margine sulla placard dei flap. Ora, cosa fare quando è ventoso? Diciamo che se andiamo a guardare il flight crew training manual, cercheremo di metterlo in sovraimpressione qui sul video. Abbiamo una tabellina che ci spiega come andare a correggere le velocità. Se per esempio prendiamo una pista che è orientata nord-sud, se avessimo un vento da 360 a 16 nodi, andremo a impostare la ref più 8. Calma di vento, ovviamente 0 wind additive, quindi sarebbe una ref più 5. Se avessimo per esempio vento da 360, quindi straight down the runway, 20 gust a 30, sarebbe 10 più 10, quindi il vento teso, la metà del vento teso più tutta la raffica, però andiamo a finire a un massimo di 15 nodi, quindi sarebbe più 15 o la ref meno 5. Questo è molto importante per avere un po' di margine, ma già avere una velocità che è una. Scusatemi, ho sbagliato. Sarebbe la velocità, la placard dei flap meno 5, però ecco. Andare a volare alla placard dei flap meno 5 vuol dire fare un flap blowback per forza, assolutamente. Per esempio, se abbiamo invece un vento a 90 gradi, 15 nodi, non andremo a impostare nulla, quindi ref più 5 standard. Se invece avessimo un vento da 0,90, 15, gusta 25, quindi abbiamo una raffica di 10 nodi, andremo a impostare la nostra ref più 10. Quindi questo è quella che è la correzione che viene richiesta dal nostro Flight Crew Training Manual. Quest'oggi siamo a Dublino e abbiamo praticamente il nostro vento che è ai limiti, è quasi a 33 nodi, che è il limite di vento traverso, e quindi andremo a fare un po' di pratica. Inizialmente faremo un avvicinamento normale, quindi con tutti e due i motori funzionanti, e dopo il go around potremo anche fare un altro avvicinamento, magari single engine, quindi con flap a 15 volendo. Sì. Ovviamente in una condizione di vento molto forte al traverso, avere più energia è sempre meglio che averne meno, anche perché la tecnica che poi si va ad utilizzare durante l'atterraggio è quella di andare a raddrizzare, diciamo, l'aeroplano, il muso dell'aeroplano, quindi dando piede e andando poi a compensare, diciamo, quella che è la forza del vento che vi spingerà fuori dalla pista con il volantino, aumentare quella che è la resistenza sull'aeroplano e quindi quella tendenza poi a sprofondare. Quindi avendo più energia, specie in quel frangente, avete anche più autorità sui comandi e un feeling di controllo maggiore, ecco, la verità è anche questa qua. A me non piace completamente, preferisco quando il vento è molto forte su una pista ovviamente asciutta, non andare a togliere tutto il crab, diciamo,
mandarne a togliere una parte. Preferisco toccare con il muso leggermente, non proprio dritto sull'asse pista, ma leggermente spostato al vento, per evitare di dare troppo volantino e andare magari a toccare il motore o peggio l'ala. Questa è una mia preferenza. L'altra possibilità, se la pista per esempio è contaminata o è bagnata con standing water e avete molto vento al traverso, è proprio quella di toccare con il crab, quindi toccare tutti storti e non appena toccate andare a raddrizzare col piede e andare a dare volantino al vento. Questa è un'altra tecnica che rende il tutto molto più facile, ma che non si può fare ovviamente con una pista asciutta, perché andreste a dare dei carichi assurdi al carrello e quindi andreste comunque a ridurre la vita operativa delle componenti. Sì, Eh sì. diciamo che c'è, tra virgolette, poco da dire e molto da provare. L'altra cosa perché tanto quando c'è forte vento al traverso c'è anche di solito forte turbolenza, ho notato che configurare prima l'aeroplano è cosa buona, quindi non configurare magari a 4 miglia, ma configurarlo con gear down e flap 15 qualche miglio prima, quindi magari anche a 6, per avere, ecco, un aereo più stabile e anche il motore, avere il motore leggermente più pronto, perché sarà ad un numero di giri e un numero di N1 maggiore, e quindi avere anche meno latenza, tra virgolette, meno lentezza poi da parte del motore di accelerare se ce n'è bisogno. Quindi questi sono i miei due, così, ecco, nemmeno segreti, perché non sono segreti, però è quello che piace fare a me. Le due tecniche con le Sì, quali diciamo ti le due trovi bene. tecniche. Sì, assolutamente. E niente, adesso quindi aspettiamo di arrivare. Altra cosa, dato che ogni volta che c'è crosswind, gust, sarete sempre al limite, con quelli che sono i limiti dell'aeroplano, è buono avere un'idea di quelli che sono i parametri che vi fanno dire siamo dentro o siamo fuori nel giro di mezzo istante proprio. Quindi quello che vi consiglio di fare è, se avete la fortuna di avere un vento che cambia di intensità ma ha una direzione pressoché stabile, dovrete trovare, mantenendo quindi, considerando la vostra asse pista e considerando la direzione del vento stabile, quella che è la velocità che vi permette di dire siamo nei limiti o non siamo nei limiti. Quindi andrete a tenere la direzione del vento costante, andate a digitare il numerino più alto che potete digitare per avere quel crosswind limite. Quindi, per esempio, sapete che se la gust, dato che dovete utilizzare la gust per considerare il massimo crosswind, è per esempio 42, da quella direzione con 42 nodi siamo dentro. Se già l'ATC ci riporta a 43, siamo fuori. Stessa cosa Esatto. la potete fare se la direzione è variabile e l'intensità è costante. Oppure, ecco, la sfortuna è proprio avere un vento che cambia di continuo e cambia sia di intensità che di velocità. Lì ovviamente si può prendere la direzione del vento, quella più sfavorevole, e trovare il valore che ci permette di sapere di essere comunque in linea con quelli che sono i limiti imposti da Boeing, dalla compagnia. Anche qui, per esempio, andando a ridurre la velocità, è buono magari mantenere un 5 nodi sopra quella che è la maneuver, in modo tale da avere leggermente più energia piuttosto che averne meno, e quindi rischiare magari di avere un aeroplano che scende di velocità sotto la manovra.
Quindi noi adesso magari andremo a configurare verso circa le 6 miglia. Adesso non focalizziamoci più di tanto su quelle che sono le checklist, solamente magari ecco su queste piccole cose che magari vi permettono di avere un pochino più di, come dire, di dimestichezza con e vi aiutano ecco a volare meglio sicuramente in queste condizioni limite. Come vedete qua abbiamo un vento che è abbastanza variabile. Però è nei limiti. Quindi abbiamo Warlock, Runway Heading, 3000 Missed Approach. Abbiamo settato tutto. Tre note. Ok, oggi non c'è molta turbolenza, però come ho detto, magari ecco, configurare leggermente prima. È sicuramente meglio per stabilizzare il tutto. Eccoli già con un Ghiardano Flaffa 15, abbiamo il motore che è già al 50%, e già se uno dovesse magari ecco aver bisogno, hai un motore sicuramente più pronto. Quindi andiamo flap 30 e qui abbiamo la nostra 145, diventa 155. Esatto. Quindi abbiamo la ref più la gust. Ovviamente il vento che a voi serve per sapere se siete nei limiti o meno non è questo. Per quanto vi può dare una mano, ma è quello che vi dà la torre. Ovviamente, quello è il legale. E adesso siamo autotrotter, autopilot. E cerchiamo di rimanere all'interno di quella che è la bracket di velocità, quindi tra la ref e la ref più 10. Sarebbe il meglio, sarebbe giustamente mantenere la ref più 10 spaccata, ma spesso non è così facile. La tendenza che c'è poi, vedo che la tendenza è un pochino quella ad andare più alti del profilo, dato che magari uno deve parecchio correggere di motore, e quindi ecco, attenzione a non arrivare troppo alti verso la fine. Come abbiamo detto che vogliamo fare un go around. Alla minima, vedete. Plus 100. Check. Minimums. Ok, continuiamo, continuiamo, continuiamo fino alla fine. Non ce n'è tanto di vento alla fine. No. Ok, go around. Flap 15. Sei go around thrust. Gear up. Too low, gear. Too low, gear. Too low, gear. Adesso facciamo una bella cosa. Facciamo finta di perdere un motore. E ci facciamo una sorta di circuito a vista per tornare ad atterrare alla pista 28. Single engine. Eh sì.
Saremo alto acquaio. Ok, quindi veniamo. E lo facciamo anche senza fly diretto. Dobbiamo salire un po' di più a dire la verità, perché il circuito è a 1.500. Ci facciamo un after takeoff. Anzi, questi li lasciamo così. Lasciamo così anche i nostri star switches. Qua è tutto a posto. Giusto, volendo, possiamo rimettere qui il nostro ILS to it left, anche se non ci serve. E la RF dei FLA 15. Alla beam, 45 secondi. Sì. Yard down. FLA 15 poi virando dopo, perché in questo caso dobbiamo considerare che il motore, cioè non abbiamo così tanto motore da poter utilizzare in questo frangente, quindi è meglio gear down flow 15 virando poi in base, anzi mettiamoli virando in finale. Sì, la cosa che ho notato è che speravo che il vento rimanesse stabile fino alla fine, al massimo cross, quindi invece no. Però spesso lo fa anche nella realtà, devo essere sincero, che alla fine magari tra un albero, una casa, qualcosa, quasi quasi ti ripara. Devo essere sincero, ogni tanto ti aiuta un pochino. Sì. Quindi Miki, facciamo partire il timing. Sì, timing. Abbiamo detto 25? No, beh, 45, considerando che siamo 45 anche 50 secondi, dai. Ok. Time up. Ok, vediamo. Inizio a scendere proprio piano piano. Sì. Non si vede. No. Comunque siamo a... ecco, siamo un filino alti, iniziamo a scendere, quindi facciamo gear down, FLA 15. Speed checks. Quanto go? FLA 15. Siamo alla virata. Più o meno un 70% di motore, 69 dovrebbe darci la velocità, anche di più, dato che abbiamo detto dobbiamo tenere la ref più 10. ...161... Qui è, diciamo che non è cosa buona andare sotto al profilo, perché non abbiamo tanto motore da giocare. Adesso mi allineo meglio. Comunque ci siamo. E adesso magari atterriamo.
C'è qualcuno che con il vento, magari al traverso così, tende a stare dalla parte, diciamo, del vento e quindi a farsi un po' scarrocciare poi verso la pista. Diciamo, dopo ognuno lo fa come gli pare, ecco. Sicuramente delle belle smotorate per tenere la velocità e il profilo. Sì. Adesso c'è un po' di più di prima, anche Eh sì. se poi a terra calma un po', vedi? Eh sì. 40, 30, 20, Yeah. 10. Che miseria. Ah, questi pedali devo aggiustare meglio. E reverse. Sempre quindi volantino al vento. E freniamo. Mai a braking. Perfetto. Beh, direi dai che questo piccolo video lo possiamo finire qui. Adesso non è che arriviamo fino allo stand. Esatto. Però abbiamo visto così due cosette sul crosswind landing. È una sorta di piccolo circuito a vista single engine. E niente, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. E per qualsiasi cosa scrivete, noi cercheremo di accontentarvi con i vari video. Ciao a tutti! Oppure spiegazioni anche. Sì, spiegazioni, video, insomma, la scelta è vostra. Esatto. Ciao a tutti! Ciao a tutti.